Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questo è un video dei prodotti finiti per la cura della casa. È un video che non ho mai fatto prima, però vedo che comunque praticamente tutte le persone che seguo, anche canali piccoli, fanno questa tipologia di video. Vedo che sono molto seguiti e quindi ho pensato che potrebbe interessarvi. Fatemi sapere nei commenti se è un video che vi interessa oppure no, in modo che appunto da capire se farne poi altri oppure finirla qua, ecco. E niente, vi faccio vedere che cosa ho finito per la casa. Non sono tantissimi prodotti, però non intendo accumulare tanti vuoti perché sono appunto ingombranti. Un prodotto che compro e ricompro da un po' di tempo in realtà, perché questo era uno di quei prodotti che utilizzava mia nonna per pulire, quindi ho continuato a comprarlo, è del marchio Citrosil ed è uno sgrassatore disinfettante con essenza di limone, presidio medico chirurgico, costa 2,30 euro. Lo utilizzo per pulire i fornelli, è buono, l'unica cosa, non mi piace moltissimo la profumazione, quindi credo di comprare, di provare qualcos'altro per vedere magari se trovo qualcosa con una profumazione più buona. Continuavo a prenderla semplicemente perché c'era scritto disinfettante, ma niente, a questo giro compro qualcos'altro. Comunque come sgrassatore è buono. Altro prodotto che ho finito e che acquisto sempre è lo smacchiatutto, che è un prodotto che appunto va utilizzato prima del lavaggio sulle macchie. A me piace molto, ho utilizzato, anzi ce l'ho ancora, quello dell'omino bianco, insomma ne ho utilizzati vari, però questo è quello che compro sempre perché è quello che smacchia di più e non va a sciupare i vestiti, va bene sia per i tessuti bianchi che per i colorati e toglie qualsiasi tipo di macchia, veramente tutte le macchie le toglie, ha appunto il beccuccino così con questa specie di come si chiama? Spazzolina e mi piace, più che altro costa pochissimo perché costa tipo 1,20 euro, una roba del genere e mi dura abbastanza, quindi ne ho già un altro e questo qua ve lo consiglio e si chiama appunto proprio smacchia tutto e niente, se lo trovate prendetelo. Un prodotto che alterno con il disinfetto che costa decisamente meno, questo costa un po' di più, è il Napisan ed è l'additivo igienizzante. Questo qua lo utilizzo ad ogni lavaggio, sia di vestiti colorati, bianchi, delicati, qualsiasi tipo di vestito, ma anche per le lenzuola, le coperte, i tappeti, le tovaglie della cucina, insomma ogni volta che faccio il bucato aggiungo un tappo e niente, questo è un prodotto appunto che disinfetta, serve a disinfettare, ecco la cucina e niente, lo compro e lo ricompro. Poi ho finito questo qua che è il Quasar per i vetri, mi piace molto, non fa aloni, esce veramente molto bene sia gli specchi che i vetri. Adesso sto utilizzando quello biologico del Conad, ma sinceramente non mi sta piacendo, questo invece è buonissimo, non è biologico, non ha dei buoni ingredienti, però a me piace. Ecco, sui detersivi diciamo che non sono così fiscale, anche se ultimamente sto cercando di prendere prodotti più ecologici. Poi ho finito il Viacal, questo qua quello classico, mi piace molto, anche se devo dire che mi trovo meglio con quello nel barattolino, nel tubettino, che ha il beccuccio. Questo è più pratico perché ha lo spray, ma l'altro secondo me è molto più efficace, è in gel e quindi credo che riacquisterò l'altro e non questo. Un prodotto invece ecologico che acquisto sempre e prendo solo questo è il brillantante della Winnis, che a me piace moltissimo, è ipoallergenico, nickel tested, con componenti biodegradabili. Mi piace veramente tanto. C'è da dire però che ultimamente i depositi di calcare
sulle pentole le vedo, sulle padelle le vedo quando li tolgo dalla lavastoviglie, cosa che prima, scusate, non accadeva. Quindi non so se provare qualcos'altro, magari sempre di ecologico, però diciamo che fino ad ora ha funzionato benissimo, l'ho comprato e ricomprato, insomma, è anni che lo utilizzo e mi piace molto, però ultimamente non lo so, forse è cambiata l'acqua della mia zona, non lo so, e il calcare si notava. Poi ho finito dei campioncini. Il primo campioncino è questo qua di Grey che mi avevano dato da Acquasapone, sono 3 fogli, mi è piaciuto. Io in genere utilizzo quelli da 1 euro, adesso non mi ricordo la marca, casomai ve li scrivo. Li pago 1 euro. A ogni lavaggio io metto fogliettini perché io lavo bianchi da sé e i colorati insieme e metto maglie nere, maglie rosse, maglie azzurrine, cioè qualsiasi altro colore che non sia il bianco, può essere chiaro o scuro, tipo rosa, rosa chiaro o color Tiffany insieme a roba rossa. Io metto tutto insieme, non separo niente e con quei foglietti da 1 euro mi ci trovo benissimo, metto 2 fogli per ogni lavaggio e non ho mai avuto problemi di miscugli di colore, diciamo così. Questo mi è piaciuto, però sinceramente fa come l'altro che costa 1 euro, solo che questo costa molto di più, per cui non credo di acquistarlo. E poi ho finito 2 campioncini di un ammorbidente che a me è piaciuto molto. Io in genere utilizzo il Lenor Blu, oppure quello del Conad biologico e basta, non ne utilizzo altri. Questo è buono, ha un buonissimo profumo e sto parlando del Wexor, non so come si pronuncia, elisir ammorbidente con microcapsule e proteine della seta, all'orchidea verde e muschio dell'Himalaya. Ne ho utilizzati 2. La profumazione è molto buona, è un buon prodotto, però ho visto il prezzo, costa veramente tanto perché costa intorno alle 5 euro. E poi devo dire che anche se mi è piaciuto, non rimane questa profumazione qui così buona su vestiti. E per quello che costa, io la pretendo quella profumazione sui vestiti perché il Lenor Blu me lo dà. Quello del Conad, ad esempio, lascia un profumo di pulito, ma non si sente la profumazione dell'ammorbidente, però anche quello costa poco, quindi va bene. Se mi costi 5-6 euro, devi essere perfetto e questo perfetto non è, quindi non lo acquisterò. Quindi questi erano prodotti che io ho finito per quanto riguarda la cura della casa e fatemi sapere se siete interessati a vedere altri video come questo. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!